Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Io ovviamente sono il vostro imperatore e quest'oggi vi insegnerò a creare il piccone più potente di Minecraft. Sì, beh, chiaramente avete già visto tantissimi video in cui vi faccio vedere delle spade potentissime, delle armature potentissime e manca il piccone. Quindi eccomi qua per farvi vedere un piccone hacker pazzesco senza l'utilizzo delle mod. Infatti questo è un datapack, quindi lo potete scaricare anche voi. Ovviamente lascerò tutto in descrizione. Allora, facciamoci immediatamente un piccone normale. E tra non molto capirete perché sto dicendo normale, perché avremo bisogno assolutamente della pietra. Infatti l'unico modo per creare il piccone hacker è avendo già un bel po' di pietra. Dopodiché penseremo anche a diamanti, ferro. Non ci prova. Avevo detto non ci provare. Dicevo, con tutta la calma del mondo, prendiamo della pietra. Esattamente mi serviranno 9 blocchi di cobblestone. Vabbè, che ci vuole? Dai, ci metti 3 secondi con un piccone, su. Toh, un altro, fatto. Ma a noi non serve la cobblestone normale, no. A noi serve la cobblestone superiore. Superior cobblestone, ragazzi. Ma con uno non ci faccio nulla, quindi torniamo a scavare. Ce ne serviranno infatti ben 8 blocchi. Benissimo, adesso che abbiamo rotto il nostro piccone in legno e abbiamo abbastanza cobblestone per fare 8 di quei blocchi là, ne dobbiamo ricraftare un altro. Quindi creiamo un altro piccone, lo mettiamo qua al centro e adesso lo circondiamo da cobblestone superiore per creare l'Ultimate Wooden Pickaxe. Un piccone con Unbreaking 5 e Chunk Mining 1. Che cosa sarà mai questo incantesimo, ragazzi? Vediamo, cercherò di farvelo vedere nella maniera più classica possibile. Ovvero così. Scaviamo questo blocco e boom 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 boom. Bene, adesso sarà molto più facile fare tutti gli altri picconi. Perché sì, questo è il più debole tra tutti. Possiamo fare degli altri upgrade e possiamo ovviamente creare il piccone finale che distruggerà tutto il nostro mondo di Minecraft come piace a noi. Tutto ciò che dovremo fare sarà ricreare ancora dell'altra cobblestone superiore e dopodiché con 9 di questa cobblestone creiamo un'altra cobblestone ancora migliore, la Better Superior Cobblestone. Che vabbè, non si può dire, però noi lo diciamo, chi se ne frega. Ci serve dell'altra legna perché devo fare degli altri picconi. È costosa questa ricetta, lo so, me ne rendo conto, ma ne vale la pena. Quindi adesso facciamo un piccone normale in pietra, così da poterlo poi combinare alla Better Superior Cobblestone. Ok, siccome mi serve dell'altra pietra, quasi quasi andrei a scavarne un pochettino in più. Posso scavare questa? Ma sì, chi me lo impedisce? Grazie. No, me ne serve ancora. Grazie. Ah, Minecraft è super comodo con tutte queste aggiunte, ragazzi. Ancora. Ancora, molto bene. Che dite, secondo voi ne ho presa abbastanza? La risposta è no. Sono sicuro che ce ne servirà ancora tanta altra per arrivare al piccone finale supremo. Ma intanto vediamo che cosa riusciamo a fare con questa. Allora, come vi dicevo, creiamo ancora della cobblestone superiore. Bene. E dalla superiore poi creiamo la Better Superior. Ne abbiamo 2 adesso. Con tutta quella cobblestone abbiamo fatto soltanto 2 blocchi, mamma mia. Toh, facciamo così e così. Adesso ne abbiamo 6. Mazza quanto costa. Facciamo così. Vado in creativa e me la prendo direttamente. Va, che è meglio. Ok. Ora mettiamo il nostro piccone al centro. Lo circondiamo dalla Better Superior Cobblestone. E creiamo l'Ultimate Stone Pickaxe con Chunk Mining 2. Vediamo quanto è potente. Chiaramente sarà più potente dell'1. Cioè, vabbè, mi sembra piuttosto ovvio. E scava! È più veloce, scava di più e soprattutto è anche più largo. Guardate che chunk incredibile che siamo riusciti a scavare. E soprattutto siamo riusciti a prendere anche i minerali, cosa che prima non potevamo fare. Quindi andiamo a creare un bel piccone in ferro. Come? Vabbè, ragazzi, nel modo classico di Minecraft ti fai la fornace, ci metti il ferro e poi lo metti a cucinare. Come cavolo volevate crearlo, scusate. Però adesso dobbiamo creare la Better Superior Better, vabbè, insomma, avete capito, dell'altra cobblestone superiore. Quindi riempiamo tutto. Ancora e ancora e ancora e ancora. Ho 64 stack di cobblestone più questo. Adesso uniamo questo, uniamo questo e andiamo in creativa, che facciamo prima, va? Bene. Ecco a voi la Super Better Superior Cobblestone. Prendiamone giusto un altro in più. Nel frattempo il nostro ferro ha finito di cucinare, quindi facciamo un altro piccone e, proprio come prima, miglioriamolo utilizzando questa nuova cobblestone. Ecco a voi Chunk Mining 3. Io non oso immaginare come sarà l'ultimo, perché secondo me l'ultimo sarà devastante. Stavolta voglio scendere alle profondità della terra. Sei ancora qui. Ma ce ne vuoi!
Molto bene, io direi che adesso conviene andare alla ricerca dei diamanti, giusto? E quindi iniziamo a scavare. Sì, Fanta. Oh, ci abbiamo dell'oro. Non male. Ci sono dei diamanti per caso qua? No, non mi sembra di vederne degli altri. Guardate che chunk incredibile che sono riuscito a scavare con questo piccone. Scava ancora, ancora e ancora. Ma sì, ma un altro po'. Bene, distruggiamo tutto fin quando non troverò i diamanti. Altro che strip mining. Questo è vero mining. Però non siamo ancora all'altezza giusta, quindi abbassiamoci un po'. Ok. Adesso dovrei iniziare a trovare qualche diamantino. Certo, c'è da dire che con tutti questi blocchi lagga un po'. Ma se non altro, adesso abbiamo cobblestone a sufficienza per fare tutto ciò che ci pare e piace. Quindi creiamo un'altra bella crafting table. Qua c'è qualche diamante? Oh, neanche mezzo. Cioè, la mia sfortuna arriva a tanto? Anche quando c'ho un piccone hacker incredibile non riesco a trovare i diamanti? Siamo seri? Niente. Ora magari lo trovo qua il diamante. Mi faccio un giro. Vabbè, no comment. Allora, prendiamoci questi diamanti. Ah, perfetto, proprio tre. Così mi posso fare il nuovo piccone. No, ho sbagliato, non volevo distruggere tutto. Maledizione. Dammi il diamante. Bene. Oh, santo cielo, cosa ho combinato? Ok, abbiamo la crafting table. Quindi creiamo adesso di nuovo la cobblestone superiore a quella superiore. Ce ne servirà tanta. Prendiamo dell'altro. Oh mio Dio, altri diamanti. Vabbè, ma la mia fortuna allora. Grazie, grazie. No, 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 no. Non vi distruggete. Altri diamanti. Vabbè, ma oggi. Oh, mi sono lamentato fino a un secondo fa che non ne trovavo abbastanza. Ok, via questo. Già che ci sono, allora. Ma dai. Non potrei mai, ragazzi, non potrei mai. Uniamo ancora una volta tutta questa cobblestone. Ok. E facciamo adesso l'upgrade finale. Ce ne serve ancora un po'. Bene. State a guardare, ragazzi. Adesso abbiamo creato la Greater Super Better Superior Cobblestone. Si possono dare degli altri aggettivi? No, ma ho buttato i diamanti, ma sono stupido. Aspettate, aspettate, grazie, 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 grazie. Creiamo il nostro piccone e circondiamolo adesso da tutta questa cobblestone per creare il piccone finale con Chunk Mining 4. Secondo voi quanto è forte sto piccone? Ah, così a naso secondo me è piuttosto potente. Sì, qualcosa mi dice che è devastante. Cioè, ragazzi, ho tolto letteralmente tutto un chunk di Minecraft. Allora, vediamo se riesco a distruggere un'intera montagna. Quindi, questo è un chunk di Minecraft. Come vedete, è delimitato da queste lineette. Se io faccio così... Oh, scusate. Se io faccio così, lo distruggo tutto? Oh mio Dio. La risposta è sì. Guardate, dal punto in cui ho scavato... Fino a tutto in su è stato totalmente distrutto. Divertiamoci un po'. Mi metto in un chunk pulito tipo questo. E adesso voglio creare un pillar di 300 blocchi. Anzi, di 256 perché non posso andare oltre. Lo facciamo tutto di cobblestone. Bam. Ok, troppo. Facciamo 255. Comunque troppo. Facciamo 100. Ok. Abbiamo piazzato la bellezza di 19.000 blocchi. E io mica mi fermo qua. Facciamone ancora. Meraviglioso, altri 25.000 blocchi. Come potete ben vedere adesso ho creato un chunk che va dal limite del mondo fino al pavimento. Quindi se io dovessi scavare questo blocco tecnicamente si cancellerà tutto, giusto? Vediamo. Oh mio Dio! La risposta ragazzi è sì. Guardate quanto ha scavato. Cioè, è incredibile. Ok, qua ne manca un bel po', ma ignoratelo, dai. Sono sicuro che se lo dovessi scavare dal centro del chunk... Toglierei tutto. Comunque, mi sta laggando troppo, quindi direi che questo video finisce anche qui. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente troverete tutto qua sotto in descrizione, quindi mi raccomando, se volete provare anche voi questo piccone, fatelo a vostro rischio e pericolo. Potrebbe esplodervi il computer. Però è sicuramente molto, molto soddisfacente da utilizzare. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!